Vending Show Paris continua, ci troviamo allo stand di End, che oggi battezziamo per la prima volta con il nome NAND, così come indicato dallo staff dirigenziale, e siamo in compagnia di Alessandro Mondini, il responsabile commerciale in capo, che saluto, ringrazio per la collaborazione e invito a presentare in un minuto la storia di End, che da oggi chiameremo NAND. Allora, innanzitutto grazie Fabio. Allora, NAND è un'azienda internazionale, nasce nel 2015, quindi siamo ancora quello che io ritengo un'azienda giovane. Abbiamo solo 8 anni di vita, ma non più una startup ormai. Ormai non più una startup da quando i nostri risultati hanno decretato che non siamo più una startup. Soprattutto negli ultimi 2 anni siamo cresciuti tantissimo e abbiamo investito in quello che sono la cosa fondamentale per NAND, che sono le persone. Abbiamo raddoppiato il numero di persone nella nostra presenza, sia nel nostro sede inglese che nelle nostre 2 sedi italiane. Abbiamo investito tantissimo, soprattutto in ricerca e sviluppo. Abbiamo aumentato in maniera esponenziale il numero di ingegneri che sviluppano i nostri prodotti e abbiamo fatto sì che le persone in area commerciale potessero coprire l'intera Europa. È stato un grande investimento che incomincia a dare i suoi frutti, e per sfruttare queste cose qua abbiamo deciso di presenziare alla Fiera di Parigi per la prima volta con uno stand molto importante, un 54 metri che spero abbiano il ritorno dovuto anche in termini di visibilità soprattutto, e presenza sul mercato francese. Alessandro, spieghiamo in un minuto di cosa si occupa con esattezza NAND. Allora, NAND nel mercato del vending si occupa fondamentalmente di 2 cose. Abbiamo dei nostri kit di refurbish che permettono di trasformare un distributore che incomincia ad avere una certa età ma può dare ancora molto sul mercato in un distributore attuale. Quindi trasformiamo, i prodotti trasformano questi distributori con uno schermo touch in cui possiamo aggiungerci telemetria, pagamenti mobile, tutta un'altra serie di servizi. Inoltre abbiamo una piattaforma di connettività molto potente che dà delle informazioni che oggi sono ancora sconosciute ai gestori, come le vendite che si perdono o l'efficienza delle loro macchine. Questa è la prima parte. La seconda, ci poniamo come aiuto ai costruttori di distributori automatici o qualsiasi altro distributore per fornire quella tecnologia touch che oggi gli manca, o in generale quella user experience che a volte manca. Quindi da distributori old style a quelli new style, e dall'altra un aiuto ai costruttori per migliorare le performance dei loro distributori. Sì, esattamente, la user experience è fondamentale. Una persona che si approccia al distributore deve avere le informazioni chiare, visibili, e non deve trovare ostacoli. Questa cosa qua, in realtà, che sembra molto semplice, richiede comunque uno studio dietro, e NAND si è specializzata nel verificare e nello studiare una user experience ad hoc per ogni tipo di distributore. Quindi riusciamo a dare questi servizi che noi riteniamo molto importanti a qualsiasi costruttore di My Vending Machine. È la vostra prima volta a Parigi, del resto per 5 anni non si è tenuta questa manifestazione fieristica, ci sono tante nuove persone, tantissimi visitatori che non erano mai venuti in questa fiera parigina. Qual è la vostra sensazione al secondo giorno? Ma sensazione bellissima, il primo giorno abbiamo avuto un sacco di visitatori, soprattutto stranieri, questo ci fa molto piacere, che venivano dal Middle East a tutta l'Europa. Questo era il nostro obiettivo, siamo qua appunto per farci conoscere, quindi piena soddisfazione e un ritorno dell'investimento che per adesso siamo molto contenti. E allora Alessandro, forniamo a tutti loro un indirizzo di posta elettronica attraverso il quale è possibile richiedervi delle informazioni senza alcun impegno, e poi chissà, poter mettere le basi per cominciare una relazione commerciale con voi. Sì, guardi, invito chiunque abbia bisogno di verificare o discutere di user experience, di touch screen o di elettronica, a scriverci una mail a andgroup.com, e tutto il nostro team commerciale a disposizione per qualsiasi consulenza, spiegazione o anche solo una chiacchierata.
Alessandro, grazie per la collaborazione. Loro che hanno visto in sovraimpressione la scritta con l'indirizzo di posta elettronica, sono certo che in qualche caso andranno a scrivervi e chiedere appunto maggiori informazioni senza alcun impegno. Grazie per la collaborazione. Grazie a te Fabio, sei sempre super professionale e gentilissimo.